Che bello, una sera per noi. Divertitevi. Finalmente sono usciti. Ehi, vieni con me. Ti mostro una cosa. Ma è un segreto. Non dirlo ai miei, ok? Sul serio, eh? Ti tengo d'occhio. Vieni, è qui sotto. È un seminterrato piuttosto banale, eh? Però ho grandi progetti. Voglio creare un parco acquatico, ma devo sbarazzarmi di questa roba. Quel quadro sicuramente va nella spazzatura. E quello l'hai visto? Wow, è proprio brutto. Tutta roba che non posso usare. Che altro abbiamo? Questo potrebbe andare. Mamma e papà hanno un bel po' di spazzatura qui sotto. Mi sa che quello è un dipinto della mamma. Era in fissa con i ritratti. Guarda un po'. Che aveva in mente, papà? Ma da dove esce questa roba? Sul serio, buttate le cose inutili. Guarda questa valigia. Wow! Non la capisco proprio, l'arte. Ops, scusa. Ora ragioniamo. Ho sempre voluto provare lo skateboard. Ok, non era una grande idea, ma guarda, è il mio vecchio scivolo. Bello, vero? Mi piaceva un sacco da bimba. Torno subito. Ok, mettiamoci al lavoro. Inizieremo da lì, andiamo. Dobbiamo fare un po' di spazio. Questi, via. Non so che fare con questo. Mi fissa di continuo. È inquietante. Meglio farlo sparire. È un ottimo allenamento. I miei dovrebbero pagarmi per questo. Non finisco più. Inizio a essere stanca. Forza. Perché è così pesante? Così va meglio. È come una tela bianca. Proprio quello che mi serve. Ho questo stencil di un fenicottero che appenderò al muro. Me ne servono altri. Ok, è il momento di passare la tinta. Fare arte è proprio rilassante. Chissà, magari diventa un capolavoro. Magari sarà venduto per milioni. Oppure no, ma a me piace. Ho quasi finito. Che ne pensi? Lo so, sei sorpreso. Sembra un paradiso tropicale. Ma manca qualcosa. Che cosa? Trovato. Dammi un minuto. Il mio letto può andare proprio qui. Molto meglio. Mi merito un po' di riposo. Non riesco a mettermi comoda. Così non va bene. Devo rimediare. Metto una coperta sul letto. Dovrebbe ammorbidirlo. Ora aggiungo dei cuscini. Sembra più accogliente. Che altro mi serve? Ho una fantastica idea. Ti piacerà di sicuro. E non parlo delle mie movenze ammalianti. Mi riferisco allo scivolo. Lo metto al suo posto, collegandolo al letto superiore. Sarà incredibile. Adesso devo gonfiare la piscina. È difficile. Mi gira la testa. Ho un'idea migliore. Prendo il phon e una bottiglia di plastica. Posiziono la parte superiore della bottiglia sull'asciugacapelli, quindi la fisso con del nastro adesivo. Assicuriamoci che non scappi. Dovrebbe andare. Fantastico. Pium, pium. La posiziono sopra la valvola della piscina. Accendiamo. Guarda, funziona. Wow, è così facile. E molto veloce. Potevo pensarci prima. È pronta, non mi serve più. Ora devo metterla a posto. La parte inferiore dello scivolo va qui. Un altro lavoro portato a termine. Ma come la riempio? Con delle palline, naturalmente. Tante, tantissime. La proviamo? È davvero emozionante. Arrivo! Whee! Che divertimento! È la migliore idea che abbia mai avuto. Perché non l'ho fatto prima? Ciao, sono Grace. Devi venire da me. Sto organizzando una festa. Grace? Oddio, incredibile! Woohoo! Ehi, una festa? E vai! Sì! Pronto, una festa? Ci sarò! Pronto? Wow, ma è fantastico! Sì, sto arrivando! Lo sai che amo le feste?
Davvero? Grazie! Ci vediamo presto! Oh sì! Sono stato invitato? Wow! Credo finirà tardi. Ci vediamo! Sarà bellissima! C'è ancora molto da fare. Non perdiamo tempo. Questo deve sparire. Tu vieni con me. Non c'è niente da guardare su questa TV. Per una festa ci vuole una bella playlist. Ma questo vecchio stereo non fa per me. Via queste scatole. Oh, quasi finito. Queste sono le ultime cose. Ti starai chiedendo cosa farò adesso, vero? Vieni. Faccio scivolare questo stand nell'angolo. Questo sembra un buon punto. Diamo un'occhiata. Decisamente banale. Troviamo qualche decorazione. Non male. Finirai sul muro. Questo può andare qui. Ce ne servono altri. Creeranno l'atmosfera giusta. Anche questi vanno sul muro. Tutto sta prendendo forma. Avrà un aspetto fantastico. Questo festone farà un figurone sullo stand. Sarà l'evento social dell'anno. Ma non ho finito. Questo sarà l'elemento principale della parete. Mi dai una mano? Lo liscio un po', così non ci saranno pieghe. È un lavoro che mette sete? Scherzo, è vuoto. Lo attacco al muro e ne aggiungo altri. C'è spazio per un altro bicchiere. La ruota panoramica è completa. Wow, mi piace! Ora devo fare lo skyline. Queste nuvole sono carine. Mi sembra di essere in spiaggia. Ci vuole solo un po' di abbronzatura. Ora completo l'altra parete. Iniziamo. Modalità decorazione veloce. Che ne dici di una mongolfiera? Perfetta. È il momento di riprendere a fare danza. Basta, è troppo faticoso. Eh? Mi serviranno snack e bevande. Devo svaligiare la cucina. Parkour! Non far caso a me. Ecco ciò che cercavo. Voi con me. Non farci caso. Piano piano. Fatto. Nessuno sospetterà nulla. Li metto qui. Questo sarà il bar. Mi sta venendo fame. Un cambio veloce di occhiali e una bevanda rinfrescante. Ci voleva. Ma mi servono altri bicchieri. In fondo è una festa. Mi sento tropicale. Devo entrare nel mood. Sembra buonissima. Aggiungo un ombrellino. Ora posso rilassarmi e magari attivare la modalità festa. Patatine. Le mangerei di continuo. Sono le mie preferite. Facciamo festa. Woohoo! Che bello! Yuhu! Mi piace come hai sistemato questo posto, Grace. Vero? Qualcuno mi ha visto? Mi sento così vivo! Che emozione! Chi vuole bere? Aranciata? Arrivo! Ecco a te! Grazie! Buonissima! Oh, ehi! Stai benissimo! Sì! Andiamo! Mi piace! Oh, sì! Mi diverto un sacco! Woohoo! Che canzone bellissima! Non c'è niente di meglio! Mi sto impegnando moltissimo! Mamma dice che sono un gran ballerino! Guardate, signorine! Woohoo! Che sballo! Oh, giochiamo! Sì, la pallina è nel bicchiere. Troppo facile! Colpo a sorpresa? Wow, sono brava! Grace, che festa fantastica! Oh, balliamo! Wow, che serata! Grace, lo scivolo è tutto tuo! Eccomi! Woohoo! Wow! Che corsa! Voglio farlo di nuovo. Vorrei non finisse mai. Da dove comincio? C'è tanto da fare. Questo letto deve sparire. Sarà divertentissimo.
scusa letto, ma non fai per me. Prendi questo. Oh, sarà una bella cura antistress. Ce l'ho fatta. Ok, e ora? Oh, wow! Grace ha già cominciato. Da dove inizio? Beh, mi serve un letto. Mettiamoci al lavoro. Mi serve un piano. Che aspetto dovrebbe avere? Lo so. Oh, meglio della palestra. Disegnare è difficile. Oh, non me l'aspettavo. Questo può andare qui. E questo? Non male, direi. Era meglio se chiamavo un falegname. Lo spazio per mettere le cose non è mai troppo. Però, originale. Ah, è così frustrante. Basta. Ora è una faccenda personale. Non mi sento bene. Mi torna su tutto. La stanza sta girando. Wow, ce l'ho fatta. Sono davvero fiera di me. Ecco. Le lenzuola sopra. Ci vuole un po' di lusso. Devo arredare. Adoro queste scarpe. Sta venendo bene. Ma ciao, bello. Qui andranno i miei libri. Cosa manca? Ah, certo, i miei compiti. Il mio piccolo studio. Già va molto meglio. Che carino. È tutto da sole. Proviamo il letto. Ah. Ciao, Emily. Questa la so. Emily, ciao. Ehi. Troppo divertente. Che danno in TV. Il segreto è usare un pennello. Che noia. E poi? Aspetta, fa sul serio? Guarda che casa. Mai visto nulla di simile. È terribile. Devo fare qualcosa. Arrivo. Adoro le sfide. Sveglia. Non capita tutti i giorni di avere una celebrità in casa? Sveglia. Wow, sei pesante. Mi arrendo. C'è solo una cosa da fare. Sveglia! Sono in piedi. Così va meglio. Ti servirà questo. Che emozione. Mettiamoci al lavoro. Ok, prima un po' di pulizia. Spero non ci siano ragni. Quando ha spolverato l'ultima volta? Riposino. Perfetto. Oh, andiamo. Dammi quel cuscino. Ehi, lo stavo usando. Smettila di dormire. Ouch. Prendi questo. Ah, sì? Ferma. Cerco di aiutarti. Guarda questa stanza. È peggio di prima. Anche se... mi è venuta un'idea. Attacco questa striscia LED alla parete. In questo modo. Eccellente. Ora il nastro adesivo. È stato facile. Ora la parte divertente. Attacco l'imbottitura del cuscino al nastro, così da coprire il LED. È così soffice. Ah! Ho qualcosa sulla faccia? Grazie. Ta-da! Ehi, che cos'è? È una nuvola luminosa. È così rilassante e colorata. È bellissima. Wow, sei un genio.
Non male, ma ci vuole una sistemata. Già, mettiamoci al lavoro. Pulizie prima di tutto. Ecco, ma che ci fanno questi scatoloni? Questa stanza è una pattumiera? Oh, anche un sacco di ragnatele. Per fortuna senza ragni. Ma quanto è appiccicosa. Ecco, via anche dalle mie dita. Ce l'abbiamo fatta. Questo posto è pulito. È stato un duro lavoro. Mi sento un po' stanca. A chi lo dici? Sono esausta. Nikki si è addormentata. È il momento giusto. Salgo la scala per raggiungere la camera da letto di sopra. Ce l'ho fatta. Ora devo fare silenzio. Devo muovermi in punta di piedi. Ok, vediamo un po' quella scatola. Magari c'è qualcosa che mi scalderà. Vediamo. Oh, forse questo tessuto. Potrebbe andare. Ok, metto giù il tessuto e prendo il righello. Col pennarello traccio alcune linee rette. Ecco, un fantastico motivo a scacchiere. Ora ho anche i fili colorati e questo pezzo di plastica. Inizio ad avvolgere il filo intorno a questo. Voglio che copra l'intera bacchetta. Poi userò un po' di colla a caldo. Stendo la colla lungo tutto il tessuto. Poi incollo il bastoncino sulla striscia di colla. Ora userò le forbici per tagliare il filo dalla plastica. E ripeto l'intero procedimento per tutto il tessuto. Fatto! Ora sistemo queste frange. Oh wow! Molto meglio di quanto pensassi. È un tappetino comodo e morbido. Wow, wow! Non ci credo che l'hai fatto tu. Grazie. Ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Non credo che dovremmo mettere il gelato sul barbecue. Cosa? Cos'è questo rumore? Mandy, sei sveglia? Guarda cosa ho portato. Una poltrona a sacco. Così possiamo sederci sopra. Wow, che... perché trema tutto? Dobbiamo uscire da qui. Sali sulla scala e mettiti in salvo. Aspetta, anche qui trema. Ma che succede? Deve essere un terremoto. Forza, dobbiamo uscire. Ehi, ma che cavolo? C'è una festa con musica da discoteca. Almeno non è un terremoto. Mandy, ho un'idea grandiosa. Prendo qualche palloncino. Cosa? Forza, torniamo nella stanza segreta. Qui sotto si sta molto meglio, è più tranquillo. E ho preso anche questi palloncini. Ok, mettiamoci al lavoro. Userò questo grande sacco di plastica. Ci infilo i palloncini. Li contiene tutti. Questo è l'ultimo. Ora posso chiudere il sacco. Poi tolgo il tappo di questa piccola valvola e aspirerò l'aria contenuta nel sacco. Fatto! Tutta l'aria nel sacco grande è sparita. Ora devo rimettere il tappo per non far rientrare l'aria. Una bella poltrona a sacco e un puff a palloncino. Questa festa è micidiale. Il fuoco è l'elemento migliore. È così bello e rilassante qua giù. Oh, ehi, Mandy. Che festa fantastica. Mi sono divertita un sacco. Wow, ma che... Vedo che hai scoperto il mio puff a palloncini. Bello, vero? Beh, anch'io ho un palloncino. Guarda, si accende. Contenta tu? Oh, ehi, Mandy, sta diventando troppo luminoso. Smettila. Che c'è, Mickey? Non ti sento con questo tepore. Che bello. Con un parco acquatico in casa, il divertimento è infinito. Qual è la tua attrazione preferita ai parchi acquatici? Diccelo nei commenti. Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora.